Oui. Ah. Il t'a tout fond. Plus bon. Ah, va pour un coulant. Erano ore ed ore che ti stavo curando. Avanti, fatti vedere chi sei. Corrado! Cielo! Mia moglie! Che vergogna, Dio, che vergogna! Mia moglie è caduta così in basso, non dovevi farlo questo. Ma che cosa stai dicendo? Ma come lo stai dicendo? E non dire che il mio stipendio è basso, Sì, è abbastanza basso, ma non tanto basso. E non dire che i nostri figli soffrono la fame. Ma perché... non abbiamo figli. Vabbè, non abbiamo figli, ma noi avremo... Chissà quanti figli avremo, avremo una caterma di figli. Mi spiace, devo fare il mio dovere. Vieni con me, vieni. Ma puoi spiegare dove mi vai? Dai. Silenzio. Ma per favore. Parlerai davanti al magistrato, è chiaro? Ma quale magistrato? Da Corrado. Mio Dio, ma cosa ho fatto di male? Cosa ho fatto di male io per avere un mostro simile in casa? Fammi spiegare. E lei chi è? Un complice, eh? Ma che complice? Il complice anche, Corrado, eh? Per favore. In alto le mani, avanti, vediamo se è pulito. Ti faccio vedere io. Vediamo se è pulito, vediamo l'orecchio. Pulito. Pulito. Credevi di farla franca, eh? Senti, per dica favore, la verità, solamente la verità, nient'altro che la verità. Dico, lo giuro. Ma lo giuro. Peccato. Andiamo. Corrado. E le mani? Te le lavi. Corrado, lasciami, mi fai male. Corrado. Shh, niente nomi. Chi sarebbe quella? Una buona donna, onesta, che lavora e si compra le cose. Ma che cosa ho fatto? Lo sai benissimo che cosa hai fatto. Vigliacca di una vigliacca. Vieni qua. Avanti. Prego. Grazie. Continua. Corrado, per favore. Cosa ho fatto di male? Per favore, io... Corrado, mi innalzo il rapporto, signor direttore. Beh, allora? Ho sorpreso la qui presente Stapana e Marcella di anni 28. Tra l'altro coniugati Minozzi. Cioè, con me. È mia moglie, signor direttore. È la sua signora. Piacere, signore. Sì, signor direttore. Mia moglie è una strega. Una strega? No, volevo dire, cioè, quello lì è il figlio che ho visto ieri sera, non ti ricordi, l'ho visto la televisione. No, e volevo dire, mia moglie è una ladra. Una ladra? È una ladra. Adesso voglio spiegarci, no? Dunque, ero lì che stavo curando dentro il mio reparto, no? A un certo momento, no, sono lì che filo, vedo che arriva una signora alta, bassa, magra, con i capelli chiari, un po' scuri, occhi come i suoi e bocca uguale, insomma, più o meno, insomma, lei, cioè, sembrava lei, no? A un certo momento vedo che lì lei si volta indietro facendo finta di niente e si china per rubare questo, per rubare un foulard, un bellissimo foulard, ecco, al reparto grandi magazzini, eccolo qui dov'è il foulard. Ma quel foulard è mio. Come tuo? Allora, perché l'hai preso dentro la borsa? Scusi, Perché avevo caldo. Ah, ecco, perché l'hai a caldo? Perché quando uno ha caldo adesso prende e ruba un foulard. Non gli dia retta perché tutti i ladri dicono così. Ladro di una ladra, ladra! Minozzi, per favore, è un po' di contegno. Signorina Romano, per favore. Prodotto scadente di seta sintetica, acquistato probabilmente su una bancarella. Minozzi, come può pensare che la nostra ditta così seria possa mettere in vendita della roba così dozzinale? Evidentemente il foulard è della sua signora. Ma scusa, allora è tuo? Ma guarda che me l'hai regalato tu, eh? Io? Ma chi l'hai comprato su una bancarella? Ah già, è vero, mi ricordo, è vero, sì. Ma che bancarella, guardi, una bancarella che vendeva di tutto. Vendeva i fichi secchi, le finte Timberland, poi c'aveva arance, limoni, c'aveva quelle lumache che mettono dentro il filo. Vengono lunghe così, insomma, una bancarella eccezionale. Minozzi, per favore, vada, che qui abbiamo da fare. Certo, signor direttore, allora mi sono sbagliato, ho preso lucciole per fischi per lanterne per fiaschi per fischi sì, per si lanterne. Si è sbagliato, lanterne. Ha preso fiaschi per fischi. Grazie, mi scusi, signor direttore. Ma vada. Allora vado, andiamo, cara. Grazie, scusi il disturbo, signor direttore, ma non volevo, ecco. Allora, contenta, cara, non sei una ladra. Ma va a cagare, stronzo. Scusi, signor direttore, ma sa, mia moglie... ci siamo fidanzati su una bancarella. Sparisca! Amore, che amore. Presente.